Su Radio Bruno un'altra bella sorpresa al telefono, vero Geo? Abbiamo Giusy Ferreri, ciao Giusy! Ciao! Ciao, buongiorno, come state? Bene. Tu, tutto a posto? Sì, tutto a posto, come tantissimi italiani e come giusto che sia, stiamo a casa, che certo, è la cosa più importante da dire oggi. E per cui sì, insomma, seguiamo tutto quello che c'è da fare in maniera seria. Sì, perché di questi tempi dire tutto a posto sembra quasi irriverente, però insomma in qualche modo la vita deve andare avanti, no? E come procede lì a casa tua, Giusy? Procede che insomma teniamo la bimba di 2 anni e mezzo, che come potete immaginare l'età che sono dei terremoti, sì, ma descrivo sempre di quanto è fortunata, perché ha tantissimi giochi e può giocare, insomma. E poi anche a lei mancano i suoi amici dell'asilo nido. Anche le maestre poi mandano qualche fiaba come messaggio vocale, insomma c'è sempre un modo, una soluzione per potersi sentire tutti vicini e uniti anche in questo caso. Assolutamente, trovare il senso, il lato positivo, no, di tutto questo tempo, di ritrovare insomma gli affetti familiari. Giusy, a livello creativo magari ti sta non so, dando qualche spunto questo tempo a disposizione? Sì, ogni tanto mi metto al pianoforte, riprendo un po' in mano anche la chitarra, anche Beatrice viene a sedersi gli strumenti, insomma c'è anche una batteria e quando mi vede al pianoforte lei va subito alla batteria a fare un po' di baccano. E sì, poi vabbè, a me piace anche dipingere, non lo facevo da un po'. Perché, lo vedi, anche tu, anche Luca Carboni prima ci ha detto che si è messo a dipingere. Siete degli artisti a 360 gradi. Sì, è una cosa che ogni tanto mi prende, ovviamente in questo periodo che siamo un po' così, tutto vale. Qualsiasi forma di creatività è uno spunto, un qualcosa per stimolare anche un po' la distrazione. È giusto, sì. E poi via di concerti sui social, dal tinello già di casa, no? sì, ce ne sono tantissimi, ho visto e... sì, ogni tanto io non molto per le dirette, ma piuttosto metto qualcosa che faccio al pianoforte, perché le dirette con Beatrice sono un po' meno difficili. Però è uno spaccato. Dovrei avere, come in questo caso, cioè un pianoforte in bagno. E comunque è uno spaccato di vita reale, no? Anche tante trasmissioni televisive che si vedono in questi giorni. È anche bello vedere i figli che corrono, fanno un'incursione in diretta nel programma. Beh, è normale, insomma, vivono loro la casa, certo, e in questo caso sono loro i protagonisti principali. E sì, per cui, insomma, sì, i social mi concedo quel giusto, quel poco, e soprattutto per dare l'informazione importante che credo ormai sia quella che hanno percepito tutti, e ora come non mai, insomma, dove purtroppo si sta alzando anche il numero dei casi, e forse in tanti stanno capendo che è davvero importante aiutarsi e così collaborare così e restare a casa. Quindi grazie mille, Giusy Ferreri, per insomma essere stata nostra ospite, per il messaggio bellissimo che ha dato tutti gli ascoltatori e lo spaccato della tua vita. Grazie, baci grandi. Grazie, un bacione grande a voi, un grande abbraccio, buon lavoro, ciao. E adesso la sentiamo, Giusy Ferreri, non ti scordare mai di me.